L'Olodomor è una tragedia poco conosciuta ma significativa nella storia del XX secolo. Olodomor è una parola ucraina che significa morte per fame e si riferisce alla carestia che colpì l'Ucraina sovietica tra il 1932 e il 1933. L'Olodomor è una delle pagine più buie della storia ucraina e rappresenta una delle più grandi carestie causate dall'uomo nella storia moderna. Questo evento ha avuto un impatto devastante sulla popolazione ucraina e ha generato profonde conseguenze politiche, sociali e culturali. L'Olodomor si svolse durante il periodo della collettivizzazione forzata dell'agricoltura nell'Unione Sovietica, sotto il regime di Stalin. La carestia fu il risultato di una serie di azioni decise da parte del governo sovietico, che aggravarono deliberatamente la situazione alimentare nell'Ucraina sovietica. Entriamo nel dettaglio per precisare come venne indotta questa immane tragedia. Il governo sovietico confiscò le riserve alimentari degli agricoltori ucraini, compresi grano, mais e altri raccolti. Questa azione privò i contadini delle risorse necessarie per nutrirsi e seminare nuovi campi. Il regime di Stalin impose la collettivizzazione forzata dell'agricoltura, che significava che i contadini dovevano abbandonare le loro piccole fattorie individuali e unirsi alle fattorie collettive controllate dallo Stato. Questo causò resistenza e sabotaggio da parte dei contadini, portando il governo a reprimere brutalmente la resistenza. Le terre dei contadini ucraini furono confiscate e ridistribuite alle fattorie collettive, lasciando i contadini senza mezzi per coltivare il cibo per se stessi e le loro famiglie. Il governo sovietico impose un blocco alle zone colpite dalla carestia, impedendo agli aiuti umanitari di raggiungere le persone affamate. Questo blocco significava che le persone non potevano accedere ai mercati per acquistare cibo e che gli aiuti esterni non potevano entrare per alleviare la fame. Nonostante la devastazione causata dalla carestia, il governo sovietico negò l'esistenza della carestia e continuò a esportare grano dall'Ucraina per finanziare i suoi programmi industriali e militari. Tutte queste azioni crearono le condizioni per una carestia su vasta scala, che colpì duramente la popolazione ucraina tra il 1932 e il 1933, portando alla morte di milioni di persone per fame o malattie legate alla malnutrizione. Un ruolo fondamentale per far conoscere al mondo questa tragedia lo ebbe Gareth Jones, un giornalista gallese. Nel 1933, Jones visitò l'Unione Sovietica e riuscì a viaggiare in Ucraina, nonostante il governo sovietico cercasse di limitare l'accesso degli stranieri alla regione colpita dalla carestia. Scendendo dal treno che da Mosca si addentra verso le altre remote regioni dell'URSS, a una fermata non in programma, Gareth fece perdere le sue tracce per 3 giorni. Visitò i villaggi devastati dalla mancanza di cibo senza alcuna scorta, entrò in aree allora interdette allo sguardo internazionale, prese appunti compilando un diario. Di ritorno in Europa scrisse numerosi articoli che furono di fatto le prime testimonianze sull'Olodomor. Il più famoso articolo redatto da Jones porta il titolo «Ho camminato attraverso villaggi». Ovunque ho sentito lo stesso grido, non abbiamo pane. Stiamo morendo, ma i suoi racconti non trovarono sostegno dall'Occidente, non intenzionato ad occuparsi dei problemi del comunismo. I corrispondenti in territorio sovietico sapevano che ciò che scriveva il gallese corrispondeva alla verità, ma non volevano spezzare il patto con le autorità sovietiche. Deluso dall'indifferenza generale rispetto alle catombe in atto nei villaggi che aveva visitato, non solo in Ucraina ma anche nei pressi di Mosca, nel marzo del 1933 Gareth Jones decise che era giunto il momento di dire al mondo quello che stava accadendo. Il coraggioso giornalista convocò una conferenza stampa a Berlino per denunciare le brutali conseguenze della politica di Stalin in Ucraina e nei territori circostanti, che stava affamando fino alla morte milioni di persone intorno ai 5 milioni. Si stima attualmente Jones raccontò di essere passato per luoghi che erano stati fino a poco tempo prima tra i più ricchi di allevamenti e grano, e di averli visti completamente spogli. Dichiarò inoltre di aver parlato con alcuni contadini, mentre si cibavano con il foraggio degli animali, che dicevano, «Tra poco noi moriremo, ma se vai più a sud, là sono già tutti morti». Le dichiarazioni di Jones furono riprese da quotidiani britannici e statunitensi e molti illustri colleghi gli diedero pubblicamente del bugiardo.
La reazione di Mosca fu decisa. Il commissario degli affari esteri, Maxim Litvinov, accusò apertamente Jones di essere una spia, e scrisse una lettera a Lloyd George per informarlo che da quel momento in poi il reporter gallese non avrebbe più potuto fare ritorno in territorio sovietico. La smentita più illustre e potente arrivò dal giornalista Walter Duranti, premio Pulitzer per le sue corrispondenze da Mosca uscite sul New York Times, in cui raccontava i «nobili principi» della collettivizzazione che contestò quanto riportato da Jones, da lui definito più volte «un uomo intraprendente giunto a conclusioni affrettate». Jones sostenne ancora le sue idee e dichiarò «Ho visto con i miei occhi quello che stava accadendo». Ho dormito nelle case dei contadini che stavano morendo di fame. La feroce censura alla quale eravamo sottoposti come giornalisti non ci permetteva di dire la verità. La stampa era costretta ad usare dei termini che sottostimavano la portata della carestia ucraina. Si poteva parlare di malnutrizione, di scarsità del cibo, ma niente di più. Uno degli intellettuali che con molta probabilità diede credito alle parole di Jones fu George Orwell, che come Jones descrisse gli eventi della carestia nel suo famoso romanzo, La fattoria degli animali. Espulso dall'Unione Sovietica, Jones si recò a esplorare l'Estremo Oriente. Viaggiò in Cina, in Giappone e in Mongolia. Voleva raccontare l'invasione giapponese della Manciuria, ma fu sequestrato da una banda di malviventi mongoli. Jones fu fucilato in circostanze misteriose il 12 agosto 1935. Il giorno dopo avrebbe compiuto 30 anni. Nel 1937, 2 anni dopo la sua morte, il rappresentante della stampa estera a Mosca, lo statunitense Eugene Lyons, affermò che le accuse contro Gareth Jones erano state un grave errore. Nel film, L'ombra di Stalin, si può conoscere la storia di Gareth Jones e avere la possibilità di comprendere meglio questa immane tragedia.